Arrivano ancora soddisfazioni per Jolly Racing Team. Daniele Campanaro, portacolori della scuderia larcianese, ha archiviato il rally internazionale casentino, consolidando il vertice della classifica proposta dal Pirelli Star Rally 4, contesto che vede il driver pistoiese confrontarsi con gli interpreti della due ruote motrici sport, categoria che interessa la Peugeot 208 R2. L'esemplare affidato a Campanaro dal team Laserprom 015 e condiviso con Irene Porcu gli ha garantito un ruolo di vertice nella classe, fin dall'avvio, vanificato sugli ultimi 29 km in programma, quelli proposti dalla prova speciale Talla. Un epilogo che non ha negato a Campanaro la seconda posizione, ma soprattutto il vertice della classifica Pirelli Star Rally 4 tra le vetture aspirate. Però purtroppo Caneschi ci ha superato, tanto di cappello a lui, ha fatto un bellissimo tempo. A noi sembrava di essere andati piuttosto bene, mi dispiace per il team, per tutti, per Pirelli, perché la macchina, le gomme si sono comportate tutta la gara molto bene, hanno lavorato tutti bene, noi purtroppo abbiamo avuto questa defaillance sull'ultima, ci è costata gara, però le gare sono anche questo, tanto di cappello agli altri, è così. La scarsa visibilità che ha caratterizzato gli ultimi 29 km di gara ha precluso la conquista della vittoria del rally internazionale casentino storico a Brunero Guarducci, pilota che al volante della sua BMW M3 si è espresso costantemente al vertice della classifica assoluta, cedendo al diretto avversario nell'atto conclusivo.